Al contrario, il centro del vertice di ieri a Roma tra Giorgia Meloni e Olaf Scholz è proprio un mix di migrazioni ed economiche che guardano entrambi, seppur con motivazioni diverse, a quanto sta accadendo dall'altra parte del Mediterraneo. E se il premier italiano è attento soprattutto ai flussi migratori e cerca alleati vista del vertice europeo di fine mese che si preannuncia complicato per Roma, la cancelliera punta sulle forniture di idrogeno potrebbero arrivare in Germania attraverso il gasdotto South H2 che parte dall'Algeria, cui l'Italia ha un ruolo cruciale. Indispensabile per la svolta energetica voluta dalla Semaforo Coalition, il corridoio H2 Sud tra Nord Africa ed Europa ambito dalla tedesca Allianz Capital Partners. Obiettivo trasportare almeno 1,7 megatonnellate di idrogeno dall'Algeria alla Baviera entro il 2030. Contrariamente alle divergenze sui migranti, Roma e Berlino lavorano da mesi in perfetta sintonia per definire il patto politico-industriale che legherà i due paesi per il prossimo decennio. A piombare recessione non sono più solo le imprese del Nord Italia strettamente legate filiera del Made Germany, ma il vero e proprio asse messo piedi come reazione alla Ucraina, nonostante l'allergia Germania di il premier italiano soluzione perfetta per coprire il deficit energetico della Germania innescato dall'embargo su Gazprom e dal sabotaggio di Nord Stream. Ma è anche il risultato di cui Scholz ha bisogno per fermare il boom dei sondaggi di AfD i cui slogan sono, appunto, meno stranieri ed energia a basso costo come prima della. La redazione consiglia l'Europa si perde tra un muro e la foresta quasi nulla, invece, può fare la realpolitik di Meloni e Scholz sulla riscrittura del patto di stabilità UE. Chi tiene i cordoni della borsa a Berlino è sempre e solo il ministro delle finanze, Christian Lindner, leader dei liberali, da sempre poco propenso a trattare con gli stati del sud al di là del colore politico. A meno che non si tratti di atlantismo, a questo proposito la Germania non lascerà sola l'Italia la partnership sui sottomarini e sui sistemi di difesa aerea antidrone Skynex attualmente operativi in Ucraina è garantita senza se e senza ma. Sul dossier migranti ci sono stati punti di convergenza tra i due leader anche se le divergenze permangono. Scholz ha riconosciuto gli sforzi dell'Italia nella gestione degli sbarchi e ha convenuto che Roma non può essere lasciata sola ad affrontare l'emergenza. Ma ha anche ricordato, forse riferendosi proprio all'Italia, come scaricare sugli altri i problemi e puntare il dito sia una strategia destinata a fallire. Ribadendo la necessità di maggiori controlli che limitino i movimenti secondari, gli spostamenti di chi, dopo lo sbarco, si dirige verso il Nord Europa. Sebbene la Germania non abbia confini esterni dell'UE, l'anno scorso abbiamo accolto 1 milione di ucraini e 240.000 migranti provenienti da altri paesi, L80 dei quali non registrati, ha ricordato il CEA.